Questo programma è presentato da Spettro Records. Sono DJ Patrizio, come sempre viva l'eroina. Siamo qua in collegamento frequenza free, come sempre. Jack Taglierino, urla non si sevizia un paperino. Siamo collegati da San Casciano in Romagna, dove i nostri compagni tossicodipendenti si stanno facendo la festa di primavera per inaugurare Kendale. Sono il vocalist della serata per Kendale. Se qualcuno vuole alzare le mani può farlo. Qua la gente si diverte e si sballa, però ci sono troppe pattuglie anche stasera. La frequenza free vi saluta, vi dà appuntamento a dopo. We'll be right back.
Ciao, e ho fratello di Luciano. Qua nuovo bar, via Battindano, si chiama Cilao. Cilao, tu volere spendere meno di un euro per cicchetto? Qua trovi, il cicchetto meno un euro, meno 50 centesimi. A Maluverna, Lucano, Montenegro. Qua tutti amici, vieni qua, ta. Anche io e direzione, ma moglie e figlio, e tutti a Palento Luciano. Se vuoi spendere poco, vieni qua via Battindano, chill out. C'è musica, ragazzi, ragazze, diventi Italia vera qua. Ciao, ciao, vabbè. Baby, super collegati in diretta per l'avvento del nuovo pianeta. Adesso proviamo a chiedere a qualcuno cosa ne pensa di questo nuovo pianeta. Col tuo che si vede meglio, si vedrà. Ragazze, cosa ne pensate del nuovo pianeta? Ah, è bellissimo! Che andale! Ragazzi, cosa ne pensate del nuovo pianeta Kendale? Che bomba! Sai, non c'hai, ho fatto un cambio. Questo è un nuovo pianeta! Ma non l'ho visto. Adesso ci stiamo facendo facciamo una foto per l'inaugurazione del nuovo pianeta Kendale. Ci stiamo facendo, come le chiamate voi ragazzi, compagni, i selfie qua, per un nuovo pianeta libero. Deve essere libero, signore, il nuovo pianeta, vero? Vorrei trovare una persona disperata come me, ma non la trovo. Si fa la doppietta del nuovo pianeta Kendale. Self di Kendale. E guarda che c'hai lo stick. Vi do appuntamento sempre su Frequenza Free da San Casciano. Prenditi i capelli da Mauro, via Sebastiano Stelio 4, Frequenza Free,
Se te le tagli da me sono mezzo bolognese e mezzo di Caracas. No, non è vero, sono solo bolognese. Ehi, c'è? È da Mauro, che qua, 5 euro i capelli, tutti quanti, dove ve li tagliate i capelli? Mauro! Mauro! Sebastiano Stadio 64, trasmettiamo Baby Radio! Yeah, Baby Radio! Solo! Radio. Ho visto che ci sono degli sfollati qua a San Casciano che non stanno capendo molto del carnevale di Kendall. Stanno facendo il Ramadan del suono, del sound. Ma però qua ci si diverte, è bello. E soprattutto finalmente ci si fa. Ragazzi, la vita è una sola. Viva l'eroina e la droga. Viva la droga, ragazzi. Drogarsi è bello. C'è il taglierino, l'ha urlato che non si è visto un palmerino. The microphone when dreamy shores don't get to contact my face. I'm a fucking space case and wrapped in a place to clear my headspace. I get up and get loud, I feel so proud, I don't notice the crowd. But when I'm off the stage, it's like a population circles. So many people all around, I get nervous. When I realize this, I got AIDS on purpose. And increase the rectums into which I would squirt this. I got an honorable mention at the faggot convention, cause I found a ball to get made, that's my intention. I'm getting off and fucking mad at guys. At the same time, it's urine, this race won't survive. I'm flaming a dainty wall, dangerous and hating. Like a game of death between Richard Simmons and Satan. Yeah, I'm going down in the history pages, cause my style is the only fucking thing that's contagious. I'll be clear and high till the day I die. Alone with the microphone, we cry, Semper Fi. Fuck you with your straight up line. I'll be clear and high till the day I die. Alone with the microphone, we cry, Semper Fi. Fuck you with your straight up line. When I sodomize, it's so damn drastic that even at Elastic God's not Fantastic Five. It's a hard time trying to fucking stay alive. Actually, it's the Fantastic Four. It's a Fantastic Five. I'm gonna pound your anus with my heinous penis. Don't slope me, I'll cop your intestines all ropey. And hocus pocus, it gets okey-dokey. As the inside turns astray and envelope me. Your meat gets rotty till we share one body. And what's yours is mine, and what's mine is mine. You ain't never gonna heal, and that's just fine. I feel what you feel as your shit congeals. The key to this is to share one huge gay mind. Not to get to a hump, one particular behind. Because I know it's trying in what's lettered part six. Evil Cosby flying on the back of an ostrich. From then on, it came out more, cause the only thing that makes your dick stretch was just connect the dots and form a dotted line. Find every dick hot, even in hospitals and cots. Even old man's rectum douches like a fine eighth wine that you drink to the vine of time. I'll be looking out for my own kind and working it behind. I'll be clear and high till the day I die. Alone with the microphone, we cry Semper Fi. Fuck you with your straight up line. I'll be queer and high till the day I die. Alone with the microphone, we cry Semper Fi. Fuck you with your straight up line. I'll be queer and high till the day I die. Alone with the microphone, we cry Semper Fi. Fuck you with your straight up line. Yo, yo, you're my boy, nigga. Just take it out. Take it out. Oh, nigga. Oh, nigga. Oh, oh, nigga. Oh, nigga. Dottor, da quando ho messo il chiodo dentro l'asse mi sono innamorato di legno. Finalmente ho scoperto qual era la mia ambizione. Battere il legno. Mi piace costruire gli asinelli di legno. Mi raccomando, imprese edile Fratelli Calzolari. Siamo nelle vicinanze di via Beroaldo, dove c'è il CERT Pede. Mi raccomando, facciamo legno pregiato, legno massiccio, legno massello. No,
e poi vi offro anche l'acne al bar. Baby Radio. Baby Radio. Cari compagni, siamo in diretta dal 1° maggio, in diretta da Roma, quartiere latino di Roma. Abbiamo il 1° maggio, la festa dei lavoratori, e noi lavoriamo tutti per un grande futuro, futuro radioso, perché l'Italia deve cambiare, ma deve cambiare anche quello che pensiamo dell'Italia. Pensiamo in positivo, pensiamo a Kendall, ragazzi, è un'unica vera nazione, un nuovo. Al 1° maggio allestiremo dei tendaggi e porteremo tutte le nostre aspettative, perché è l'unico paese pieno di verde che andare, c'è la pietra. Siamo oggi il 1° maggio, non è che dobbiamo farlo domani. Abbiamo come ospite un lavoratore che si è prestato per fare del facing, della pubblicità, come dicono nel management americano. Noi non ce ne frega un cazzo, ma ne parliamo uguale, perché ci piace. Stanno strumentalizzando le teste pensanti del paese e non ci piace a noi. L'hanno messo a fare la pubblicità di una multinazionale di prodotti elettronici. Vendono frigoriferi, lavatrici, iPhone, iPad. È come un piccolo paradiso del digitale, un euro. E noi ci schieriamo contro. Abbiamo qua un esponente di un euro. Il 1° maggio, ragazzi. Ma noi non siamo in festa, noi siamo a parlare perché vogliamo rivoltare come un calzino il paese. Kendall, noi vogliamo Kendall, una nazione nuova, libera, un pianeta pulito. Abbiamo Daniele, detto Nene, dalla Unieuro di Roma. Lui lavorava anche per la CGM di Forlì, multinazionale sfruttatrice. E noi andremo a cercare al dottor Schiaparelli di merda e lo faremo entrare. Le carceri pullano di compagni e ci sono gli imprenditori che sfruttano la manovalanza. Abbiamo qua Daniele. Nene, tu hai un background strutturato soprattutto nella manovalanza, non hai avuto altri... hai un diploma di terza media. Non ho neanche il diploma, ma... Patrizio. Aspetta, ti faccio parlare. Il 1° maggio, dici, presentati un attimo. Ciao a tutti, sono Daniele, lavoro all'Unieuro di Roma, come ha detto Patrizio, ed è un brutto mondo là dentro, bisogna viverlo da dentro. Una volta anche un cugino lontano di Patrizio mi ha detto che ci lavorò. Sei licenziato, è vero, perché non ne poteva più dell'oppressione, della direzione, di tutto quello che è il mondo del commercio, roba di nazisti, eccoli. Ti schiavizzano, ti mettono lì dentro a produrre e poi cosa ti pagano? Ti puoi fare quei soldi che ti danno o ti bastano giusto per pagarti le spese dell'acqua? Io devo vendere solo sogni, la gente non vuole il prodotto, la gente vuole il sogno. E il sogno è che andare il 1° maggio, oggi è il 1° maggio. Bisognerebbe vendere quello. Il nuovo pianeta! Abbiamo Daniele che ha messo un cappellino nero per fare la pubblicità di Expert, è quello che vedete su Italia 1, su quelle reti di merda, e siamo qua, siamo senza roba pure, ma non ci frega un cazzo perché l'andiamo a cercare a Centocelle. Sta arrivando istinto, al Marocco, due mattini, combiniamo dei casini, cazzo di giù. Apocalisse! Vuoi venire sotto? Vi faccio vedere come si fa! Uomo 2, uomo 2x2! Chiama la mamma e che gli tiro un pacco anche lei! Poi me la foto, se non sono le 6! Mattini, non voglio un cazzo dei casini! Corredda non si sbaglia! Io faccio un fotomontaggio della mia metrica! Adesso faccio una pausa. Roma 2, manda a fanculo la sua metrica scrausa. Reda, non si arrende, Reda. Ai palazzi, me lo ricordo, tutti gli show, tutti i ragazzi. E lo sai che siamo pazzi. E adesso stringo le mani per questo fottuto magrebano.
Mamma mia. Pompa, 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 pompa. Allora, fuori game che porto la coca, un grammo, due grammi, tre grammi, quattro, cinque, per una persona incide, fai culo Berlusconi, io penso alla mia Africa quando fuori nevica, guarda la Putin, uomo due, e di nuovo a fare il baccano qua, siamo riusciti a dare scuola media. Sebe, maledetti, zuri maledetti, maledicci, gli abitoni latini, siamo nel continente. Diavoli! Uomo due! E giù che vuoi comprare la coca? Quanto è quanto vuoi? Marocchino, a volontà! Lavoro all'interporto, sono tutti fratelli, ma qua nessuno si vede, se non si può vedere un cazzo! Mamma, mamma due per due, sulle mani, ok? Non siamo fighette, arrivi di qua! Mamma due per due, questa è la droga degli sciogli! Diavoli! Senti! Mamma due, mamma due, ancora! Pompa nelle casse, figlio puttana! Gioco Marocco, principale di Rocco, non mi sa niente, gioco da fare marocchino! Arabia Saudita! Arabia Saudita! Arabia Saudita! Arabia Saudita, connessione a Gatoia B! Con la Maislam! 2 per 2! Come fa? Uomo 2 lo sa che qua si fa il pizza, che si fa? Si vuol far vedere ragazzi tutti i palazzi che vogliono comprare i pezzi! Pezzi, ma se non hai soldi, come fai a pagare? L'unica bruschetteria in grado di soddisfare esigenze dei più ghiottoni. Il Golosone, la bruschetteria in via D'Azeglio numero 4. Trasmettiamo le frequenze di Baby Radio e possiamo invogliare con stuzzichini, patate e anche dei pomodorini sul pane con l'olio e l'aglio. Bruschetteria il ghiottone. Radio ti prende bene. Baby Radio. Daniele, ti volevo fare un'altra domanda. Ti sei mai fatto dentro il luogo di lavoro? Una volta con un mio collega andammo nei bagni del lavoro, sì. Erano dei bagni luridi. C'erano gli scarafaggi, mi ricordo che c'era tipo un top team di scarafaggi che giravano lì. Sembrava una formazione, potevi dire i nomi. Ormai li conoscevi a memoria. Ogni volta che andavo in bagno erano sempre quelli gli scarafaggi. Comunque, a parte. Quindi anche condizioni igienico-sanitarie da far schifo. Sì, considera che Patrizio nell'altro bagno ho le foto, è tutto documentato. C'erano. È venuto fuori tutta la fogna, tutto quello che c'era, gli scarichi, tutto quello che c'era dentro. È uno schifo. Si chiami la ASL, succede un casino. E perché voi che siete sicuramente vari dipendenti, un trentino, non avete mai fatto chiudere il po'? Io capisco che devi pagare l'affitto e la famiglia da mantenere, ma chiudere anche un po' per una dimostrazione di. Chiudiamo sti po', cioè devono capire che questi grandi imprenditori del cazzo, senza chi veramente fa il lavoro non va avanti, perché se tu non vai a lavorare, loro non guadagnano e mandano l'amministratore delegato a vendere i formaggini dopo,
Daniele, io ti invito a ripensare soprattutto sulla pubblicità che hai fatto, a ritirare tutto. Lo so che hai firmato, ti hanno dato dei bon, però ci hai messo la tua faccia, hai messo la faccia sui, ti vediamo nelle reti. Daniele, qua a Roma ti vedono, ti vedono a Bologna. Io per esempio sono di Bologna, quindi anche chi si fa ti vede, e non è l'immagine pulita che vuole Kendale. Io ti invito a ritrattare, non mettere più la tua immagine per dei contesti che sono delle illusioni. Guarda, ti posso dire solo che sì, onestamente ho messo la mia faccia, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, ma Patrizio, come dovevo fare? A fine mese bisogna arrivarci. E a fine mese ci arriviamo anche con la roba. Guarda, visto che siamo tutti in festa perché ci stiamo divertendo, perché alla fine si lavora ma si conosce gente, si portano dei barili da olio anche oggi, volevo chiedere, mi hanno detto che tu sei anche un esperto, tu suoni, perché comunque è un programma qua su 105.g, è un programma, vedo che ti stai grattando con insistenza, questo mi fa presupporre qualcosa di positivo. Tu riesci, tu suoni, sei un DJ, abbiamo avuto Resonance DJ, abbiamo avuto Reda che insieme a Taio Toshi ci ha deliziato con un pezzo, insomma abbiamo dei grandi artisti, io ti voglio inserire fra questo nucleo di artisti, perché per me tu sei un artista tutto tondo, perché ti sbatti, lavori, ti fai il culo, però porti la tua arte. Mi hanno parlato di questo nuovo, di questa nuova musica che tu hai coniato, chiamata Cheese House. Da dove deriva questo? Sono pulito oggi. Oggi per il 1° maggio mi hanno messo proprio. Sì, mi hanno fatto star bene. Ma oggi ho bevuto e basta. Oggi era. No, in comunità Muccioli mi ha trattato di merda. Parlami un po' della Cheese House. La Cheese House, sostanzialmente, vabbè, venendo da un background più che altro essenzialmente minimale, techno, così, dopo un po' di anni, diciamo, è svanito quell'interesse che avevo. Quindi... Ma perché cheese? Cioè, cosa c'entra il formaggio con la musica? Perché se tu pensi a quella che è l'essenza del formaggio, no? Il formaggio, tu come lo vedi? Io almeno ti racconto com'è la mia visione del formaggio. Io lo vedo. Io lo vedo in vari modi. Il formaggio può essere morbido, il formaggio può essere duro, può essere stagionato, può essere fresco. Quindi, sostanzialmente, il formaggio non ha un'essenza precisa e diretta. Tu, la tua interpretazione fa il formaggio di quello che è, ok? Quindi prendiamo un formaggio qualunque. Quale formaggio? Ti piace il parmigiano? Il parmigiano è bello stagionato. Quindi servono che cosa? Dei ritmi belli stagionati, derivanti da magari, non lo so, delle sonorità abbastanza vintage, piuttosto che mischiate anche all'underground, perché quella ci sta sempre. Però comunque è interpretazione, è al momento, dipende da quello che ti chiede il pubblico. Cheese House alla fine è sostanzialmente è una risposta di quello che il pubblico ti chiede, di quello che l'ascoltatore vuole, punto, basta. Ma sono rimasto estasiato. Andatevelo ad ascoltare. DJ Nenez è un ragazzo, a parte un ragazzo in gambissima, un lavoratore, un precario e un DJ, quindi ci risentiamo dopo, qua sempre in collegamento da 100 occupate, 105.g, dopo Radio Alice, l'unica vera radio, Pianeta Kendale, Baby Radio con DJ Nene.
said in English because in English. Sure, I said in English because in English is cooler and everyone can understand me. But anyway, I have nothing the fuck to say. So fuck you all, yeah. Sono le 5 di mattina, dopo una lunga serata, non avete ancora voglia di pane, ragazzi? Beh, molto male. Il mio forno vi garantisce una qualità bassissima. Fornaio Il Lurido, in via della Grazia dell'Edda, numero 14, di fianco all'orefice Marcoschi. Mi raccomando, forno lurido. Vi aspetto. Baby Radio, Baby Radio. 105.G, abbiamo finalmente qua con noi, presenta il pezzo Baboon Kaboom di Reda, ce l'abbiamo noi, fa questo genere rap con la dubstep e ci piace, l'abbiamo qua. Lui nasce in Marocco, a Rabat, si era ferisce a Bologna, fa parte della crew di Nocchi, loro si fanno, stanno al pilastro e ci piace perché si drogano, è gente che la pensa come noi. Nuovo paese Kendall, anche se non la pensiamo così sulla questione delle donne. Comunque presentiamo Reda, è vero Reda? Guarda madre! Fai il turismo, guarda! È simpatico Reda, gli chiediamo due battute perché va di fretta che deve andare a fare un concerto qua. Grazie per il pezzo Reda, cosa ci vuoi dire? Questo è il cioccolato ragazzi, la coca, l'uomo due, se passa l'incazzo ragazzi, se volete la coca venite a Roma figlia di puttana. Grazie Reda, alla prossima.